perché c'è la mia amica del cuore che ha scritto questo libro e la voglio qui vicino a me, Rosanna Fienga. Un grande applauso per la nostra amica. Stasera, cari amici, festeggiamo due cose insieme. Festeggiamo la nostra Rosanna col suo primo libro. Il libro è sempre come un figlio di carta. Lei ha tre figli in carne e ossa e anche nonna, anche se non si vede dal suo aspetto. E ha messo al mondo questo libro che è un po' un libro, come dicevo, nella pagina che ho scritto su Facebook dedicata a questo evento, un libro che si può leggere in tanti modi, è un'autobiografia, è un libro di ricordi, è un libro di ricette che si possono anche realizzare perché c'è un collegamento per vedere poi dei video tutorial per come farle, è un libro anche della nostra storia, della storia di tutti noi in cui ognuno di noi si può ricordare. Dicevamo prima con la professoressa, ricordiamo, no, le memorie di Trusco, ognuno di noi sentendo un sapore ricorda come del tempo perduto, quei famosi biscotti ricordavano l'infanzia. Ecco, ognuno di noi lega alla propria, forse meglio senza, alle proprie emozioni, al proprio vissuto. E lei ha fatto questo lavoro meglio così, ma anche l'amore per la sua città, per Castellammare, quindi è un libro in cui c'è veramente tanto, tanto, ma soprattutto c'è la passione e l'amore di questa donna che tra poco scoprirete anche voi. Ma festeggiamo anche la nostra nuova veste dell'Istituto di Cultura Tassiano, che è qui riunito, ci sono il presidente e due dei tre rappresentanti del consiglio direttivo, e quindi invito subito il presidente Luciano Russo, che ringrazio tantissimo per l'opportunità di avermi ospitato qui in seno a questo istituto, che in questa nuova veste vuole essere un istituto estremamente aperto a tutte le istanze della cultura della nostra comunità. E vedo che sta lavorando molto alla cremente, quindi lo ringrazio, così come ringrazio, anche se non è qui presente, la persona che ci ha ospitato, il signor Carlo Scala, che ci ha ospitato in questo nido veramente stupendo e estremamente accogliente di questo bellissimo albergo. Quindi grazie Luciano, vieni un attimo per un saluto, anche perché diamo magari un appuntamento per i prossimi eventi che sono molto nutriti dell'Istituto di Cultura Tassiano. Io ringrazio invece Carlo. Ringrazio Carlo che mi ha dato l'opportunità di fare questa bellissima presentazione, poi di presentare le nostre future attività, il 18 maggio all'Hotel Sirene alle ore 17:30 ci sarà l'incontro con Maria Rosaria Panetta, che è una studiosa storica, archeologa, giornalista, che presenterà questo bellissimo libro di Messalina e la Roma imperiale. Poi do la parola invece a Elisabetta Rubertelli e al professor Cosentino, in modo tale che non togliamo altro tempo per questo libro che è interessante e questa presentazione. Vi ringrazio. Invitiamo Elisabetta Rubertelli, che io ho sempre definito una maestra di vita e continua a essere una maestra di vita e di cultura per tutti noi. Grazie, viene Elisabetta. E il maestro Cosentino, che è il più famoso chef della penisola sorrentina, e noi siamo onorati di averlo qui con noi. Grazie maestro. E invito anche Gaetano Marisca, che è un uomo di grandissima cultura, grandissimo spessore, che ci rende sempre edotti in maniera critica sui fatti e misfatti della penisola attraverso il suo blog e la Riviera, ed è nel consiglio direttivo dell'Istituto Tassiano. Vieni Gaetano anche tu. Grazie. Sarò telegrafico perché praticamente stiamo sperimentando questa apertura dell'Istituto di Cultura del Quadro Tasso alla città. Città intendo non solo Sorrento, perché io vedo la città che va oltre, che va fino, ti voglio dare un limite, fino a Pichequense, cioè innanzitutto i sei comuni. Questi sei comuni sicuramente devono essere disponibili verso questo istituto centenario, ma non parleremo solo di Torquato Tasso, perché se ne è parlato e se ne parlerà ancora. Però Sorrento
c'è poco da aggiungere. Sorrento è sempre stato l'ospitale a tanti scrittori, tanti personaggi famosi in tutti i campi. E dobbiamo sottolineare questo, no? Questa grande apertura verso il mondo. Quindi Sorrento non può essere soltanto quella che leggiamo dal punto di vista amministrativo. Dobbiamo guardare questo comprensorio e poi ci sarà una sorpresa. Grazie a Carlo che ci ha dato questa opportunità e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Ci vediamo prossimo. Mi metto in piedi perché voglio essere breve, se mi metto comoda non lo sono. Mi voglio essere breve perché la protagonista è qui, la scrittrice Rosanna. E Rosanna naturalmente, come tutti i grandi, è molto semplice e non ama parlare di sé. Allora parlerò io un pochino di lei, visto che lei parlerà del libro, se no qui nessuno parlerà di Rosanna. Di Rosanna ho scoperto che è proprio un artista, perché l'artista è colui che si apre a dei canali di ricevimento cosmici, e Rosanna ha questa qualità. Pensate che il libro è stato coniato quando sua figlia aveva 12 anni, e Rosanna, come tutte le mamme, prima o poi dice: io mia figlia vorrei darle la possibilità di essere autonoma. Questa figlia non voleva cucinare, non era interessata al cibo. Allora Rosanna è andata a sfogliare nei libri di cucina dei suoi antenati, bisnonna, nonna e mamma, e ha cominciato a rendere intellegibili queste ricette per la figlia, perché ha detto: se gliele scrivo così chiare, lei sicuramente prima o poi le applicherà. E da ciò è nato questo libro. Poi Rosanna fa altre attività di, non dico di volontariato, ma di rispetto di chi ha di meno, e li mette in condizioni di essere, di avere qualcosa di più nei momenti particolari dell'anno. E questa è un'organizzazione a Castellammare che ho trovato molto interessante. Ma quello che vi volevo dire è che mi ha ricordato un po', parlando con Rosanna, un libro della Isabella Allende, dove i commensali subivano, adesso poi il professore dove è andato? Ecco qua, il professore, mi perdoni, e i commensali venivano influenzati dallo stato d'animo di chi ha preparato il cibo. Quindi, certo, l'Allende l'ha enfatizzato, però c'è molto di vero nella fisica quantistica, lo dice, che noi siamo in continua relazione con il cibo e con tutto. Comunque in questo libro chi preparava il cibo era innamorato, quindi tutti i commensali cuoricini uscivano dai loro pensieri. Ecco, per dirvi che chi cucina mette qualcosa di suo, sbaglio? Mette d'accordo tutti il mangiare. Ma molto bene. Poi vede, chi parla del cibo entra in una dimensione, nell'invisibile, perché il cibo ha una sua anima, e quindi non si possono unire degli alimenti antitetici. Devono giostrare, danzare assieme gli alimenti per tirar fuori un concerto nuovo. E questo è ciò che fanno le ricette di Rosanna, che poi sono allacciate alla memoria degli antichi suoi antenati, dove ci sono i profumi, i gusti che riportano all'infanzia. Siccome noi tutti abbiamo fatto un'infanzia felice, perché l'infanzia è felice in sé per sé, perché nell'infanzia sentiamo, vediamo, annusiamo, abbiamo una sensorialità altissima, allora in quel momento lì, che ci ricorda il momento felice con la nonna, con la zia, ci predisponiamo a entrare in contatto col cibo, che ci nutre non solo il corpo ma anche l'anima. Però adesso non dico più niente, lasciamo parlare Rosanna. Grazie. Bene, allora Rosanna, ci vuoi dire come nasce questo libro? Tu che non l'hai detto sempre, io non sono nata scrittrice. Assolutamente, non mi sento una scrittrice, ho solo la voglia di donare queste ricette anche a qualcun altro. Perché ho sempre pensato che non tutti sappiano cucinare, e mi sono resa conto che questo è vero, cercando un aiuto in cucina. E una cosa che mi ha fatto riflettere, che ha detto la signora, è vero, c'è questo rapporto con il cibo, un rapporto strettissimo. E questo rapporto io lo vedo quando sono arrabbiata e sono in cucina, perché tutte le pentole che io ho sul fuoco mentre sto cucinando prendono fuoco. Ho detto, sembra una specie di mago, perché cominciano a saltare su delle
fame incredibile. Ed è vero, c'è questo rapporto intimo con il cibo. Il libro, te l'ho detto, io ho voluto dedicarlo anche ad altre persone. È stata una necessità, anche quella di, in un certo momento, di denunciare una cattiveria subita, qualcosa che ha cambiato radicalmente il corso della mia famiglia, che si è stravolta, è precipitata da quello che era gli allori di una sicurezza a nulla, cioè non ci siamo ritrovati in un momento senza avere più nulla. E niente, questo è solo per questo motivo. L'amore per il cibo è come compagno di vita, perché io penso che il grande, unico, lo dirò sempre, vero compagno di vita, non è il compagno che tu ti scegli per fare un percorso nella vita, non è il figlio che ti nasce, non è il nipote, ma è il cibo. È indispensabile, dal primo vagito all'ultimo respiro lui ci accompagna sempre. Noi siamo fortunati perché noi abbiamo la possibilità di avere il cibo, e forse anche grazie a questa idea che sono nate queste, sta nascendo anche un'altra associazione, proprio perché il cibo dovrebbe essere la massima espressione della dignità di un uomo. L'essere umano deve avere sempre la possibilità di dire: ecco, adesso io mangio, ecco, adesso io faccio mangiare te, ecco, adesso condividiamo questo cibo. Ci sono persone che questo non ce l'hanno. Io l'ho scoperto tardi, ho scoperto nella mia città questa esigenza, e questa esigenza mi ha fatto male, mi ha fatto capire che non bisognava guardare al di fuori della nazione, al di fuori della mia città, guardare oltre, quegli occhioni bellissimi, io l'ho scritto nel libro, quei bellissimi occhioni neri che attraverso i video ci fanno capire che loro hanno fame, quando invece l'abbiamo noi qui, abbiamo un paese civile come quello dell'Italia, non ha la possibilità di soddisfare alcune famiglie che vivono qui. E questo ha fatto nascere la spesa sospesa. Ecco, ci vuoi spiegare che cos'è la spesa sospesa? E come tutto nasce da un libricino ritrovato per caso, che è il libricino che aveva mio nonno, dove segnava i resti delle signore che andavano a fare la spesa da lui. In effetti è un funzionamento molto semplice. Loro lasciavano il resto della spesa in modo da essere sommato più volte, fino al raggiungimento del Natale. Quindi quel resto che loro lasciavano andava ad accumularsi per la spesa natalizia. Quindi la signora che poi aveva un tot di lire, aveva un qualcosa da spendere a Natale, lo aggiungeva a quello che aveva lasciato al suo lumiere, e quindi preparava questi pranzi con una magia, questi pranzi bellissimi, grandissimi e natalizi sulla tavola per i suoi carici, come ha fatto, come facevano tutte le mamme che piano piano mettevano da parte i soldi, e questi soldi loro li lasciavano al salumiere. E da lì mi è nata questa idea di raccogliere i soldi nei negozi attraverso delle scatoline. Abbiamo fatto anche dei concerti per raccogliere fondi, e insomma è nata piano piano questa idea, si è sviluppata piano piano fino ad arrivare al quarto anno, dove abbiamo fatto il secondo concerto molto bello con la signora Rita Rondinella, che è venuta apposta gratuitamente a cantare per noi, e abbiamo raccolto questi fondi che si sono trasformati in buoni acquisto. Questi buoni acquisti sono stati distribuiti alle famiglie più indigenti di Castellammare, che sono state ritrovate sul territorio, attenzione, non attraverso quello che è l'ISEE, che può essere manipolato, ma attraverso una conoscenza diretta di persone che pattugliano veramente il territorio, che le conoscono personalmente, che sanno che loro nell'intimità magari della loro famiglia non vogliono far sapere un disagio, ma che lo vivono realmente. E quindi noi abbiamo capito quali erano realmente queste famiglie e abbiamo dato loro la dignità del Natale, perlomeno per il momento. Mano a mano pensiamo di espandere questa attività fino alle domeniche, perché comunque dobbiamo santificare anche quelle che sono le feste, oltre quelle, diciamo, canoniche. Senti, Rosanna, un altro progetto che ti vede protagonista è quello di Chef Mania. Chef Mania, sono dei kit che in qualche modo c'è un collegamento tra il libro Il cibo della vita e il kit. Io credo che sia tutto. Lei era molto famosa, e ci vuoi raccontare che cos'è questo Chef Mania, che a Castellammare ti ha resa molto popolare prima del libro? È tutto correlato, perché comunque tutto per me ovviamente gira intorno al cibo, avendo conosciuto un compagno che si occupava di ristorazione, quindi ho avuto il primo impatto con la ristorazione
grazie a lui ho visto questo backstage di un ristorante, non avevo idea di quello che succedesse prima che un piatto arrivava a tavola, quel delirio che sta nelle cucine, che penso che sia quasi in tutte le cucine, tranne quello di Masterchef, perché là devi star zitto, non devi fare niente, vabbè, è diverso. E questo, la voglia di comunicare, di far sapere com'è bello cucinare, mi ha fatto creare Chef Mania, che praticamente è un kit che arriva a casa, dove si trovano le ricette base della dieta mediterranea, perché parliamo sempre di dieta mediterranea alla quale sono legati. Quanto legatissime. Pani del bello? Certo. Secondo me non bisogna dire dieta mediterranea, si dice cucina. Esatto. Forse noi apprezziamo sempre, dobbiamo andare da dottore. È vero, molti non mi hanno detto. Tutto, tutti è vero. Cucina mediterranea. No, ma lei ha ragione, perché molti dicono, ma io non devo dimagrire. E ha ragione, perché mi è stata contestata questa cosa, la cucina mediterranea. E quindi sono delle ricette che ti arrivano in questo kit, dove tu ti vesti da chef, praticamente trovi all'interno del kit, trovi il grembiule, il cappello, la famosa cucchiarella che esiste in acciaio, purtroppo. Però diciamo che in una cucina privata la cucchiaiella ci deve stare. Caratteristica. E anche gli ingredienti arrivano gli ingredienti e con il QR code video, per cui tu puoi seguire gli insegnamenti, diciamo, di una per cuoca, per preparare questa Chef Mania. È divertente, simpatico. E questo esula da quello che è, diciamo, è un altro progetto, il cibo degli dei. Cos'è quest'altro il progetto? Il cibo degli dei. Il cibo degli dei. È un vulcano di idee. Il cibo degli dei io l'ho portato in una scuola media. Sono stata invitata dalla preside della scuola media Fucini a parlare ai ragazzi della dieta, della cucina mediterranea, attraverso i millenni, attraverso le leggende, attraverso le storie. E con loro siamo partiti dal fuoco di Prometeo per arrivare fino ai giorni nostri. Quindi abbiamo fatto un percorso alimentare che cercava... Se guarda in camera, altrimenti sembra che parlo con... E ha ragione, mi scusi. Perché poi noi sarà pubblicato qui. Sono imbarazzata. No, appunto, non si preoccupi, non si preoccupi. C'è sempre la prima volta, comunque, non si preoccupi. Scusa, abbassi un po' il microfono così non ne rovino la vista. È vero, perché vedo doppio col microfono. Comunque il microfono non funziona, può anche toglierlo. Allora lo leviamo. Niente, abbiamo fatto questo percorso sulla cucina mediterranea che, diciamo, io torno alla dieta solo per un motivo. Dieta mediterranea consigliata dal dottor Case. E anche io ho detto no, noi la cucina mediterranea l'abbiamo da migliaia e migliaia di anni. Perché dobbiamo solamente identificarla da quando è venuto qui il dottor Case? E questa è è la nostra cucina, quella che ci accompagna e ci ha fatto crescere. E quindi sono andata indietro nel tempo fino a Prometeo, forse anche un pochino troppo indietro nel tempo, che è legato a una leggenda appunto del fuoco che viene regalato all'umanità. Perché questo? Perché grazie al fuoco di Prometeo, che in effetti vabbè, è una leggenda legata ai greci, l'umanità si è potuta sviluppare. Perché cucinando il cibo ha portato le proteine tali al cervello in modo che l'essere umano si potesse sviluppare e creare le piccole tribù, quelle comunità che hanno cominciato a crescere attorno al fuoco, hanno creato le famiglie, hanno creato le tribù, hanno creato i villaggi, mano a mano hanno cominciato a coltivare la terra, hanno cominciato ad essere persone che capivano che le coltivazioni dovevano essere diversificate. E da lì è nato il nostro rapporto con tutto il cibo. Da lì poi siamo passati al cibo di Ippocrate, che era una cura per il corpo. Per cui questo medico che aveva girato il Medio Oriente aveva capito attraverso le varie culture, attraverso i vari sacerdoti, i magi, scienziati dell'epoca, il rapporto con il cibo quanto potesse essere nella vita di ogni persona significativo, l'apporto di una cosa o di un'altra, fino a creare una scuola di medicina. Però c'è la differenza poi tra il rapporto del cibo, quello greco, col rapporto del cibo latino, dei romani. Era completamente diametralmente opposto, perché i romani prendevano il cibo per un piacere personale, quindi questa cucina che diventava luculliana o apiciana, o come possiamo definirla,
e quindi queste differenze che venivano portate tra le varie cucine. E ho cercato attraverso le varie leggende, che sono anche di carattere napoletano, quindi creare il sacro e il profano del cibo, quello che è legato alla nostra religione e alla religione degli antichi, per cui le cose sono identiche. Io ho portato questi ragazzi a Villa San Marco, a Castellammare, dove c'è il radio. E ho detto: ragazzi, non vi ricorda l'angolino della nonna dove ci sono le fotografie dei defunti, dove ci sono le lucine accese? Lì mettevano le effigi dei loro lari, degli antichi, lì mettevano l'olio acceso per ricordare, per onorare i loro antenati. Lo facciamo ancora anche noi, quindi le differenze sono pochissime, anche se sono state soffocate nella nostra città dall'eruzione del Vesuvio, sono tornate a galla. Nelle case delle nonne ci sono ancora gli angolini con le foto degli anche antichi. Perché in fondo i sentimenti sono sempre gli stessi. Gli sentimenti dell'essere umano sono stati trascinati a noi dal cibo, io ne sono sicura, perché con la convivialità della tavola, il piacere di stare insieme, il piacere di mangiare, viene trasportato nel tempo, si dilata. E abbiamo avuto il grande piacere che questo libro è stato tra le mani di uno chef conosciuto in tutto il mondo, il maestro Pasettino. No, Gaiello, lui è mio, assolutamente, sentiamo, grazie. Sentiamo... No, io da questo libro ho tradotto che è un percorso, diciamo, della sua vita attraverso il cibo e il ricordo di tradizione culinaria. Sì. Ecco, voglio dire una cosa, negli anni 90 abbiamo fatto un galà con i palestinesi e gli israeliani. Un politico disse: come avete fatto a mettere a tavola queste due nazioni? Ciò vuol dire che a tavola ci sono anche i nemici. No, quando si tratta di un mangiare, è tutto palestinese è ricco, mentre quella israeliana è più ricca. Allora, e stavo dicendo, anche per quanto riguarda la storia, noi abbiamo fatto delle ricerche su Pompei, abbiamo trovato una tipica torta di ricotta e pera, che assomiglia a ricotta e pera moderna, negli scavi di Pompei. E io una volta ho fatto anche un pranzo durante l'Università del Maryland, alle Villa Ariane di Castellammare, abbiamo fatto un pranzo storico del terzo secolo dopo Cristo. Bellissimo. Io sono risalita tramite mio padre a una ricetta di 3000 anni fa, che era il montone di Re Salomone, no, di Re Mida. E io l'ho fatta questa ricetta ed era stata fatta proprio in un'università americana dai cuochi, grazie agli archeologi che avevano portato tutti questi alimenti ed erano stati identificati. No, un pasto tipo del genere, abbiamo fatto un pasto storico che l'abbiamo chiamato l'agnello grasso alla bizantina. Alla bizantina, invece questo è l'agnello grasso. Usavamo già la frutta insieme con la carne. Sì, 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 sì. Allora, io ho preso degli appunti dal libro, giustamente, perché allora, nel presentare un test di cucina non necessita essere accademici, perché si possono creare distanze che non danno il giusto valore al tema da trattare. Un esperto deve invece accorciare le distanze, dando valore alla storia, fatta di persone, di esperienze che possono arricchire gli utenti e suscitare curiosità per avvicinarsi alla cultura di questo mondo. Parla del ritrovamento di piatti e ricette storiche e tradizionali che trasmettono emozioni, non sapendo mai chi ha messo insieme quegli alimenti che hanno creato una magia di sapore che è stata tramandata in epoche e mondi diversi. Magia che ritroviamo nel testo di Rosanna Fienga, dove spicca l'amore per il cibo e la cura nel prepararlo, scorrendo l'indice e poi addentrato nei vari paragrafi emerge prepotentemente la personalità dell'autrice, educata a mangiare con un rito da condividere con la famiglia riunita per pranzi o cene abbondanti.
dove il rapporto con il cibo è molto particolare. Quadro speciale, mangiare rende soddisfatti, assaporare i cibi dei riti palate e in fondo felicità. Quella della cucina napoletana, più che una tradizione, è un'arte che richiede passione. Ci sono ingredienti da scegliere con cura e tempo da rispettare scrupolosamente. La preparazione di ogni piatto è un vero e proprio rito, riferendo al ragù e tutti i resti, soprattutto nei giorni di festa. E ogni ricetta è tramandata con amore e sapienza. Questo libro ripropone i classici della gastronomia napoletana, conditi con aneddoti, curiosità e scenni storici, per accompagnare il lettore alla scoperta dell'anima più autentica dell'autrice e del suo curriculum professionale. Le ricette proposte, dai paccheri alla parmigiana di melanzana, dalla pastiera alla risotto alla pescatore, dal ragù agli struffoli, passando per gli spaghetti alle vongole e le zeppole, rappresentano un vero capolavoro dei sapori della tradizione campana, esportati in tutto il mondo. Una raccolta di pietanze casalinghe che senz'altro affondano le loro radici nell'antica cucina di famiglia, ma che col tempo si sono adattate ai gusti e alle abitudini della ristorazione, senza adulterarne sapori, profumi e atmosfere, ovvero la cucina come vera e propria passione. Differente ai greci e ai romani, facciamo un esempio, le chiacchiere. La prima volta hanno fatto i greci e loro li infornavano perché loro mangiavano perché dovevano vivere. Chiamano lagano. Mentre i romani hanno fatto lo stesso impasto, poi l'hanno fritto e li nappavano con il miele, profumato al limone, alla malva, perché sono stati più i gustori della cucina. Tenga presente che io penso domani farò mettere i manifesti in città per lanciare proprio nel ristorante questo menù dedicato all'antica Stabia, ed è proprio il cibo degli dèi. Però io non mi rifaccio completamente a quelle che erano le abitudini alimentari, le tecniche moderne applicate a quelle che erano le... facciamo da te qualcuno, perché una loro avveleniamo le persone, no, moriamo. Avveleniamo le persone, avevano 19 anni come età media, avveleniamo le persone. Infatti io trovato a Pompei un pane che facevano il primo secolo dopo Cristo, si chiama il pane degli dèi, libum, è imbastato e cotto su una foglia d'alloro a miele, è buonissimo. È buono come pane e come dolce. Grazie Enrico Cosentino per questa ricchezza, ci sarebbe veramente da parlare per ore con lui, ma è un pozzo di sapere. Ci sono due ospiti che adesso vorrei invitare per le suggestioni di questo libro, perché abbiamo parlato di dieta mediterranea e vorrei chiamare una grande esperta della